Cioè, amiche e cioè, amici, vediamo gli errori da evitare per non far scappare un uomo. Beh, allora, intanto, per non far scappare un uomo devi mantenere alta la passionalità nel rapporto, perché questo è un po' il punto nevralgico che tende a decadere. Cioè, una relazione di lungo termine tende a scadere nell'abitudine, nella noia e la passione tende a diminuire anche l'attrazione sessuale. Quindi, per evitare che questo accada, da un lato devi curare l'aspetto, cercare di essere sensuale, cercare di trasformarti un pochettino, perché il cambiamento non sembra, ma in una donna è molto importante perché evita di creare degli agganci strani, perché ciò che fa decadere l'attrazione è quando a un certo punto il maschio, per un motivo particolare, identifica in una figura familiare di riferimento, che tende a diventare un po' la sorella, un po' la mamma. Allora, mantenere la femminilità non porta un grosso, diciamo, beneficio, perché comunque se ti identifica come mamma o come sorella, non importa quanto tu sei femminile, scatta il tabù dell'incesto e questo va ad affievolire tutto. Allora, in questi casi, affinché no, non avvenga questo, è molto importante cambiare un pochettino aspetto, cambiare un pochettino look, abbigliamento, in modo tale da che non ti percepisca sempre come una donna nuova, perché affinché si creino queste identificazioni serve del tempo e servono degli ancoraggi. Questi ancoraggi strutturati nel tempo fanno un po' che vedendoti sempre allo stesso modo, percependoti sempre nella stessa maniera, con le stesse cose, a un certo punto scatta questa identificazione. Per cui se invece tu riesci a cambiare, essere un po' camaleontica, cambiare tipo di abbigliamento, tipo di look, non deve essere una cosa frenetica, ma diciamo, insomma, con una certa costanza nel cambiamento nel tempo, diciamo così, questa identificazione non riesce a concretizzarsi, per cui non scatta questo. E quindi, diciamo, il fatto poi di mantenere appunto un buon livello di sensualità aiuta, perché poi l'altro modo è la noia, insomma, l'abitudine, la routine. Devi evitare assolutamente questo. Cioè, evitare, ad esempio, in situazioni abituali, poi, non so, i gambaletti, le ballerine e il pigiama di flanella, per dire. Ma questo vale soltanto se tu hai evitato l'identificazione, quindi sei riuscita a essere prevedibile, a cambiare. Ogni tanto è molto importante l'introduzione di qualche antagonista, perché se introduci qualche antagonista, anche presunto, che possa essere interessato a te senza far sì che lui ti possa identificare come una zoccola, diciamo così, ma deve essere sempre l'antagonista che cerca te, anzi tu farai di tutto per cercare di evitare le attenzioni. Va strutturato, non deve essere sempre una presenza costante, perché poi se no generi stress, ma di tanto in tanto è quel tocco che dà un po' di adrenalina, perché l'adrenalina è quella che poi mantiene alta la passionalità, è quella che rinnova sempre il rapporto. Queste sono attività di manutenzione del rapporto che, se fatte in modo intelligente, riescono a far sì che l'uomo non scappi e che si mantenga alta la passionalità, per cui insomma la relazione inizia ad andare nel modo giusto. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!